Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo qui tornati alla nostra carriera alternata, al nostro Barcellona post Neymar. Sono qui dopo l'episodio di Ricky che ovviamente, come sempre, non ho visto. Ho visto che si chiama Alleniamo Ronaldo qualcosa, quindi mi piacerebbe vedere un pochino i giocatori che sta allenando, ma non c'è nessun Ronaldo. Devo capire a cosa si riferisce perché qualcosa deve aver combinato. Eccola qua la cosa che ha combinato. Eccola qua, vuole allenare anche la nazionale del Portogallo. E quindi alleneremo anche il Portogallo. Eccezionale. Barcellona, quindi Messi e Portogallo, quindi Ronaldo. Le trattative sono finite perché il mercato l'ho chiuso io. Lo scorso episodio, anzi l'episodio prima, Ricky ha fatto 3 partite in campionato, come doveva, ha fatto 2 vittorie e un pareggio. Buono, buono, però siamo battuti a pari merito con Real Madrid e con il Siviglia. Quindi per il momento non va così tanto male. Andiamo avanti, quindi a me non resta che avanzare. Abbiamo deciso insieme, faremo ogni episodio adesso 5 partite, 3 giocate e 2 simulate. Quindi adesso devo andare a vedere un po' il calendario e decidere quale simulare. Farei così, giocherei il Celta Vigo, il Belgio e poi il Deportivo, perché vorrei puntare soprattutto sul Barcellona. Quindi la Svizzera e Gion ce la simuliamo. Quindi adesso andiamo a preparare la squadra per lo Sporting Gion, che penso sia la mia titolare. E andiamo a simulare questa partita. La nostra formazione praticamente titolare, qualche cambio, ma ovviamente Agüero e Hazard si devono un pochino alternare. Quindi guardiamo un pochino come andrà questa sesta partita di campionato. Per il momento non succede niente. Ha un infortunio per Amore Vieta, quindi ottimo per la squadra avversaria. Ammonito Verratti. Dai, Verratti, non fare cavolate. Bravo Suarez al 30esimo. Mette le cose in chiaro. Quindi 1-0 per noi. Ammonito Coppa anche per gli avversari. Per il momento il risultato rimane sull'1-0. Un altro gol per assicurare un po' tutto. Entra Rakitic, entra Hazard e segna anche Rakitic. Entra dalla panchina e segna 9 minuti dopo essere subentrato a Iniesta, e quindi la partita finisce 2-0, un'ottima vittoria per noi. Quindi saliamo a 16 punti. Anche il Real Madrid vince, quindi rimaniamo a pari. Andiamo a fare gli allenamenti, vediamo se Ricky ha fatto una cosa abbastanza decente. Sì. Koulibaly, dai, possiamo allenare un po' Koulibaly visto che Umtiti è già salito a 84. Facciamo anche salire Koulibaly a 84. Mi sembra giusto, lascerei proprio questi allenamenti e andrei avanti, anche se probabilmente potremmo anche iniziare a inserire dei giovani della primavera. Quindi avanziamo fino alla prossima partita. Ok, l'ultimo giorno per fare convocati, quindi facciamo questi convocati. Direi che vanno bene anche così, quindi comunichiamo la rosa. Ho fatto solo un cambio, ho messo Pizzi al posto di Adrien Silva. E andiamo avanti fino alla sfida contro il Celta Vigo, dovrebbe essere. Ok, questa è la squadra che scenderà in campo contro il Celta Vigo. Coppia d'attacco Suarez Hazard con Messi trequartista, Rakitic, Andre Gomes e Iniesta. A centrocampo poi ho messo Koulibaly che voleva giocare, ma io lo faccio ruotare tranquillamente con Piqué e Umtiti. Sulle fasce abbiamo Alexandro e Semedo, in porta il nostro carissimo Ter Stegen. Dai ragazzi, abbiamo la migliore difesa insieme al Real Madrid, un solo gol subito in queste prime 6 partite di campionato, quindi veramente tanta roba. Sarà difficile e lungo questo campionato perché ovviamente il Real Madrid ne perderà poche. Proviamo stavolta sul primo palo per Luisito Suarez. No, vabbè, che culo che c'hanno questi. Mamma mia, che culo. Messi, buono per Hazard. Hazard non riesce a tirare, non so perché. Ruba comunque palla per Andre Gomes. Andre Gomes, attenzione, Andre Gomes ha già segnato in Liga. Insomma, attenzione qui. Cross in mezzo, Piqué sbaglia il rinvio. Piqué, non mi puoi fare questi errori. Avevamo la miglior difesa, non ce l'abbiamo più. Rilanciano gli avversari, sono in difficoltà, ma sono anche in vantaggio. Messi, vabbè. Lì la volevo passare a Rakitic, c'era lì accanto e l'ha passata indietro al difensore. Senza senso, veramente. Questo primo tempo, veramente senza senso. Andiamo nel secondo e vediamo di fare meglio. Vai, buona la palla, buonissimo l'aggancio. Edenino Hazard. Vabbè, i miracoli anche del portiere avversario, i miracoli. Subito veloce per Iniesta. Iniesta dietro per Andre Gomes. C'è Rakitic, ce l'ha il tiro, l'ho fatto vedere. Provo tutto per tutto, ragazzi. Metto Agüero, metto 4-2-2-2, quindi Andre Gomes e Rakitic davanti alla difesa. Messi Hazard dietro le 2 punte, Suarez Agüero. E potrei anche mettere Arda Turan al posto di Andre Gomes per avere ancora
ancora un pochino più di velocità, un po' più di aggressività lì nel centrocampo. Buono lì, vai il filtrante, buono il tiro, sì così! 1-1, non so nemmeno che segna per il Kun Agüero, appena entrato. Grande Kun, 1-1 al 67esimo. Adesso dobbiamo trovare un altro gol, questa formazione iperoffensiva. Palla dietro, il tiro, palo addirittura. Hanno rischiato di segnare con il Pepito Rossi. Non ci voglio credere. Dai Agüero, mettila giù, buono, per Suarez. E non c'è il tempo, non c'è il tempo per quest'ultima azione. Peccato, perché nel secondo tempo abbiamo giocato praticamente solo noi, a parte il palo loro sullo scadere. 1-1, un pareggio che non mi va per niente bene. Non mi va per niente bene contro il Celta Vigo, dovevamo vincere. Per fortuna la simulazione è andata bene contro il Guion. Adesso abbiamo la partita con il Portogallo. Eccoci qui con le qualificazioni alla FIFA World Cup del Portogallo contro il Belgio. Partita molto importante, quindi la voglio giocare. Ho deciso di passare a un 4-3-1-2, proprio come utilizzo quello che utilizzo nel Barcellona. Voglio provare questa formazione con Pereira davanti alla difesa e poi João Mario Bernardo Silva come CC, Quaresma trequartista, punte Ronaldo e Silva. Abbastanza particolare, ma voglio giocarmela così. Guardiamo un po' i nomi. Eccoci qua, guardato il ninja, Rajan Angolan, uno dei giocatori più pericolosi ovviamente del Belgio, ma ce ne sono tantissimi a partire da Lukaku lì davanti. Per Ronaldo se la sposta anche sul mancino, va bene uguale. La botta, Quaresma prova a rimetterla in mezzo, un po' di casino, perché Courtois se la voleva buttare in porta, non lo so. Cosa? Ma cosa? Vabbè, Andre Silva qui si prende il merito di questo gol che è tutto tranne che suo. Qui Alderweireld fa un tunnel a Courtois, eccezionale, veramente eccezionale. No, brutto sto passante, mamma mia Pepe, che chiusura. Però lì perché si è addormentato invece di rinviarla? E dai, buono Quaresma. E finisce qua il primo tempo sull'1-0. Comunque siamo in vantaggio, un gol veramente rocambolesco a dir poco. Andiamo con il secondo tempo, la Spagna intanto sta perdendo con la Svizzera, mi pare. Ricky, se ne va per João Mario, prova a rientrare sul destro, il tiro, la palla a Ronaldo. Oddio, che intervento, madonna mia, non possono fare questi interventi su Ronaldo mentre sto tirando, mentre sto facendo il 2-0. Attenzione, qui Pepe, perde Lukaku, prova a recuperarlo, il tiro di Lukaku, fuori. Palla lunga, cerca la testa di Cristiano Ronaldo, che deve fare sponda, lo fa benissimo per Andre Silva, mamma mia, che giocatore Cristiano Ronaldo, che giocatore. Andre Silva, qui c'è il rigore, ma come no? Ma scivolata da dietro, non solo il rigore, anche espulsione. Adesso come minimo ci segna sulla ripartenza. No, finisce il tempo, per fortuna, ma assurdo, quello era rigore, nettissimo. Andiamo a vincere grazie a un autogol scandaloso del Belgio, però comunque ci meritavamo la vittoria. Andiamo avanti, la Spagna vince 3-1 contro la Svizzera e quindi penso salga con noi a 9 punti. Anzi no, la Spagna è a 7 punti. Buono, comunque siamo primi da soli nel girone. Prima però andiamo a simulare, se ce la faccio, la partita contro la Svizzera. In casa ho fatto la formazione più o meno la stessa della prima partita contro il Belgio. Ho messo José Fonte e Pizzi al posto di Quaresma e Carrizo. Anche se Quaresma, al posto di Quaresma ho messo in realtà Bernardo Silva. Subito entra Mubanje che segna al terzo minuto, ma cacchio è Mubanje della Svizzera? Soprattutto mi pare molto svizzero Ronaldo, bravissimo al pareggio. Ammonito Xhaka, gol di Andre Silva, bravissimo, il 2-1 per noi. Quindi possiamo andare avanti. Dai, ammonito Xhaka, non succede nient'altro nella ripresa. Entrano Memedi, Zemaili e Widmer. Lasciamo questo 2-1, 3-1 di Mario Rui, eccezionale, mentre passano i motorini. Mario Rui fa il 3-1 e quindi andiamo a vincere, andiamo a 12 punti nel girone, è veramente eccezionale. Quindi facciamo gli allenamenti, lascio la sempre stessa sessione e andiamo con l'ultima partita di oggi con Deportivo La Corugna. Digne diventa quasi un 81, però nessuno che sale, ma continuiamo a avanzare verso il Deportivo La Corugna. Partita importante perché dobbiamo riscattarci dopo l'1-1 col Celta Vigo, dobbiamo vincere questa, ragazzi, non ci sono cavoli. Anche perché, come vedete, il Real Madrid le sta vincendo tutte, 7 vittorie e un pareggio per loro.
Noi abbiamo 5 vittorie e 2 pareggi, quindi questa va vinta. Va vinta per forza, quindi andiamo con la nostra formazione più forte in campo, con il Kun, con Messi, con Suarez, non Rafinha. Rafinha qui va Rakitic, Hazard pronto a entrare nel secondo tempo, il resto va bene così. Andiamo a vincere questa partita. Dai ragazzi! Eccoci qua per l'ultima partita di oggi. Non so perché ci fanno vedere l'Atletico Madrid. Noi siamo in Barcellona, come fa molto il Deportivo. Quindi cosa c'entra l'Atletico Madrid? Qui deve chiudere un TT. Nemmeno lui riesce. Attenzione lì. C'era il passaggio sulla fascia. C'è anche i rimpalli. E vabbè, no, vabbè. Ma che cos'è? Ma che cos'è oggi? Ma dai. Qui l'aveva presa un TT. Gli è andato addosso. La palla è andata lì. E poi Ter Stegen si fa bucare in questo modo. Assurdo. Verratti, ci prova lui! Così, dal niente! Marcolino Verratti fa l'1-1 al 14° minuto. Subito, ripartiamo. Due passaggi, palla a Verratti che la prova, ha detto la voglio provare. Botta sotto l'incrocio. Ciao. Buono, 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 ripartiamo, ripartiamo. C'è Messi, c'è Suarez, c'è Agüero, ci sono tutti. Ancora palla a Messi. Buono così. C'è mezzo Agüero che chiede palla, invece no, la palla arriva in Don André. Don André, cosa fa? Palla a Iniesta, che lo devi mettere in mezzo bene. Iniesta, purtroppo sul portiere, e finisce il primo tempo. 1-1, di nuovo in parità, però questa volta tanta volontà. Dobbiamo vincere, un solo risultato, vincere. Andiamo a fare dei cambi, togliamo Iniesta, mettiamo un po' di velocità, voglio Seri, dov'è Seri? Ok, mettiamo anche Rafinha per Verratti. Seri va qui davanti alla difesa. E poi mettiamo Hazard, ma non per Messi. Non ce la faccio a togliere Messi. Di nuovo lo metterò CC a destra. Hazard trequartista, Agüero, Suarez lì davanti. Mano Suarez. C'è l'inserimento di Messi. Messi subito da CC, la mette subito. 62esimo, Leo Messi, 2-1. Buono Messi per Hazard. Guarda che sei fresco, bravo Hazard. Chef Suarez, si muove bene Suarez, ancora a cercare Hazard, ancora a cercare Suarez, il tiro di Suarez e la chiude lui, bellissimo gol, Luisito Suarez, 3-1 al 78esimo, partita chiusa, altri 3 punti in classifica, che fanno comodo, non ci stacchiamo troppo dal Real. Buono ancora, si è sbilanciato dal Deportivo, possiamo punirli, ancora con Messi, c'è Agüero in mezzo. Serve invece Seri. Seri! Mamma mia che gol di Seri! Segna anche Seri. 4-1 all'84esimo. Asfaltato il Deportivo. Attenzione che il passaggio è sbagliato. Qui Seri prova a recuperare. Attenzione al filtrante. C'è Piqué contro Arribas. Sono i due abbastanza veloce. Arribas tra l'altro non era un difensore, oddio. Però è pericoloso. La palla si spinge sul fondo e finisce anche la partita. 4-1, grande vittoria. 3 punti in campionato che ci lasciano a soli 2 distanze, 2 lunghezze dal Real Madrid che è primo. Faccio per l'ultima volta gli allenamenti sperando che salga qualcuno, magari Rafinha, magari Digne, non lo so. Sono abbastanza vicini ma nessuno sale, quindi va bene così. Quindi nel prossimo episodio Ricky se la vedrà prima col Valencia, quindi una partita importante, poi una partita di Coppa contro il Cordova, poi il Granada ancora nella Liga, di nuovo Siviglia e infine la Spagna con il Portogallo, quindi l'unica penso partita di nazionali che affronterà. Bene sì, se fa 5 partite questa è la sua ultima partita, quindi immagino che andrà a simularsi penso Granada e Cordoba, ma ovviamente deciderà lui. Speriamo di colmare il gap che c'è di 2 punti con il Real Madrid, speriamo di qualificarci definitivamente il Portogallo, anche se siamo messi bene, abbiamo vinto tutte e prime le 4 partite, quindi ottimo. Vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare al meglio questa serie, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.